Miserocchi, Ornella e Bani, eccoli insieme per il coro blu, sono gli ex Domodossola. E, innanzitutto questa sera c'era il festival, ma voi siete stati qui, non avete visto il festival? Non l'abbiamo visto, infatti non aspettavamo neanche tutta questa gente, invece per fortuna è venuta nonostante tutto a... Veramente, ecco, ma avete sentito Domenica Inn? No. Beh, comunque vi hanno detto, immagino. Ecco, sì. Come avete reagito? Perché molti si stanno chiedendo, andranno a Domenica Inn gli ex Domodossola? Se ci chiamano andremo, al momento ancora non abbiamo notizie. Sappiamo che la redazione si metterà, hanno detto che si metteranno in contatto con noi. Quando e se si mettessero in contatto con noi, certo che andremo, non possiamo dire no, non siamo Mina, vero? Però certo ci farà più che piacere andare, vediamo cosa ci chiedono, ma soprattutto se ci chiamano loro. Sì, comunque vi riproporrete tutti? Vediamo chi potrà venire sicuramente. Adesso abbiamo contattato già tutti, siamo già tutti in contatto e ci prepareremo ad andare. È un po' lungo perché andare a Roma, staccarci da Domodossola è sempre dura per lui. Ma in quanti eravate? Il gruppo di Domodossola? Dipende, il primo gruppo, i primi 4 anni erano 6, poi siamo diventati 7. Però Sanremo erano 6. Cambiando Sanremo erano 6. Ma che ricordi avete di quel Sanremo? Già di paura. Hai sentito ieri sera quando parlava con la bravissima cantante? Mengoni, certo. Alla fine fa sbuffato, vedere, è andata. Cioè, certo. È un terrore. Il terrore perché si è fomentato, attenzione qua, dovete salvare, e sei sempre lì che aspetti di poter andare su a cantare, e vede le cose che ti distruggono, e poi ti chiami. Adesso tocca mi sono, non so che dove adesso, andiamo su a dentro. Ma poi calcola che noi eravamo giovanissimi, non siamo andati. Lui che doveva cantare da io ho 17 anni, però così buttati allo sbaraglio, però non si sapeva niente all'epoca, non si poteva dire né ciao, buongiorno, buonasera, né grazie, niente all'epoca. Ma... era il testo della canzone, la canzone tra le tali cantano i Domodossola, non era i Domodossola che cantano la canzone. Come va, ragazzi? Assolutamente. Che effetto vi ha fatto sentire oppure vedere, se avete visto ieri, quando quel cantante ha tirato calcio ai fiori? Allora è odioso, poi sembra che sia una cosa che faceva già nel suo video. Comunque video una, per me vergognoso, e di tutto quelle che possiamo dire, che se lo facesse mio figlio mi vergognerei, altro che calcio ai fiori. Se lo fa lui sul palco, gli altri lo faranno. Io spero, già lo fanno. La paura è solo quella dell'emulazione. Che i ragazzi lo prendano come esempio, speriamo di no. Già in Italia siamo, il bullismo c'è già, e quindi questo fa paura. Speriamo di no. Voi siete stati lanciati da Mina, ecco, e, a distanza di tanti anni, cosa rimpiangete? Che non avete fatto? Io sono subentrata, io sono entrata dopo, sono la sorellina, perché prima c'era l'altra mia sorella. Io ho sempre partecipato alle loro registrazioni in sala di incisione, ma sono entrata a far parte di Domodossola dopo che l'altra mia sorella si è sposata. E l'altra mia sorella ha partecipato, lei, insieme a Laura. Ecco, Laura, tu invece, cioè, ci sono dei rimpianti? Di qualcosa che avete fatto e che avreste potuto fare, oppure siete contenti di come è comunque andata? Tutte scelte che abbiamo fatto noi, giusto o sbagliate che siano, tanto è passato, non si può cambiare, però no, veramente non siamo scesi a compromessi, siamo stati un gruppo dignitoso, abbiamo sempre fatto delle canzoni più o meno belle, però fatte col cuore, fatte bene, fatte proprio con l'amore per la musica, quindi rimpianti niente, assolutamente.
come domodossola per... Dunque, voi, il vostro complesso quando si è sciolto praticamente? Negli anni 80. Sì, meno negli 80, sì. Nato nel 66-67. Noi abbiamo cominciato nel 69, abbiamo debuttato proprio come domodossola e poi nell'80 si è sciolto. Per decisione. Perché una volta le donne che si sposavano poi non continuavano, almeno dalle nostre parti, ecco, era un po' così. Quindi si è sposata un'altra sorella e io ho preso il posto, poi si è sposata lei, ho preso il posto un altro, una cugina. C'era sempre il ricambio di famiglia. Però poi piano piano la cosa è andata scemando, quindi ci davamo i dischi, facevamo solo serate all'estero, diventava faticoso per noi donne viaggiare, soprattutto per noi donne. E poi gli uomini hanno continuato, con altri nomi, però hanno continuato a suonare qualcuno. E quindi si è sciolto per forza di cose, senza costrizioni. E adesso questa vostra passione canora si è trasformata in questi concerti benefici. Sì. Facciamo solo concerti per beneficenza. Finora abbiamo devoluto quasi 12.000 euro. Sì. 12.000 qualcosa. Stasera non lo so, non facciamo sì. Noi non guardiamo mai nei casi, però ce lo dicono perché diventa... perché avvertiamo anche i ragazzi, guardate che stasera sono stati incassati tipo, non so, 1.000-1.200, che quindi abbiamo devoluto con oggi tutto. Ed è bello saperlo che andiamo in giro, certo. E riusciamo anche a far del bene, perché per le Proloco lavoriamo, abbiamo lavorato per la RSA, per l'ANFAS, per il CIS, quando possiamo noi ci siamo, anzi diciamolo che se hanno bisogno ci chiamano. Adesso stasera sì, ci hanno già detto Preglia, Varzo, da Cremola e Varzo vogliono fare altre cose, noi ci siamo, siamo sempre disponibili. Anche perché per tutti noi è una cosa che fa bene, perché ci alleniamo a stare insieme, a stare su un palco. Quanti sono i componenti del coro? 43. Con noi 45-46. Sì. Allora possiamo dire che vi vedranno a Domenica Inn? Se ci chiamano? Sì. Se ci chiamano sì. Poi chi vi vedrà oppure lo scopriremo solo? Sicuramente vi chiameranno. Certo. Insomma. Beh, siamo benissimo.